Sono i giorni della Dog Days of Summer, dove le squadre del baseball americano decidono evidentemente da che parte stare, se essere in corsa per i playoff o per decidere se la loro stagione è già andata a sud. In questo match di esordio della Zero to Hero Challenge, votato numero 5, andiamo a vedere uno scontro all'interno della National League West tra i Colorado Rockies e i Los Angeles Dodgers. Ci focalizziamo su CJ Cron, uno dei protagonisti annunciati fin dalla puntata numero 0 di questa serie, che ricorda una sfida con il leggendario Puma Z, che trovate evidentemente nel suo canale in un'altra grande sfida con gli Oakland Athletics. In questo match vedremo il nostro CJ, che ha già fatto 28 fuori campo e 88 RBI, cimentarsi contro i Los Angeles Dodgers. E questo è l'esordio al Dodger Stadium di questa partita. 301 in media battuta per il nostro prima base, già All-Star in questa stagione 2023. Il problema è che l'avversario è il braccio sinistro di Dio, Clayton Kershaw, uno dei giocatori più incredibili dell'era moderna del gioco, ancora prima che arrivasse l'unicorno Shohei Ohtani. Qui Cron intanto batte su Max Muncy, che però tira a casa del signore in una palla che si perde a destra. Errore molto grave quello da parte di Muncy, e Cron per errore difensivo arriva salvo in prima, quindi in qualche modo Cron fa il suo, avanza il corridore dalla prima alla terza base. E Chris Bryant è pronto evidentemente a capitalizzare questa occasione, altro giocatore che ai Rockies apparentemente sembra rinato, non come nella vita vera. Corridore agli angoli, conto pieno a casa base. Kershaw prepara il caricamento del lancio. Concentrazione di Kershaw, lancio che arriva, giro di Bryant che però è presa praticamente da Chris Taylor. Cron si era mosso per tentare un battecorri totalmente inutile. Il punto del 2-0 è entrato lo stesso, ma Cron è eliminato per un doppio gioco difensivo che chiude l'inning. 2-0 per i Rockies, e attenzione che questo errore non possa costare caro alla formazione di Denver, che in questo momento, ricordo, è prima nella National League West, e questo è uno scontro importante perché Los Angeles invece è terza a poco distacco. In realtà in mezzo ci sono i San Francisco Giants. Cron qui intanto lo vediamo anche in difesa con Mookie Betts in battuta, che tenta un bunt per avanzare i corridori. La presa di Cron invece è in sicurezza, Mookie Betts è eliminato, si chiude l'inning. I Dodgers però, come vedete, hanno rimontato e siamo sul punteggio di 4-2, che rimane invariato nella parte alta del quarto. Sempre Clayton Kershaw contro CJ Cron, che qui batte una palla su Jurickson Profar, che era da noi fino a qualche partita fa. Profar, nell'inedito ruolo di interbase, elimina CJ Cron, che è stato un fattore per tutta la stagione, lui in questa partita. Primo out, il giocatore numero 25. E con le immagini passiamo nella parte bassa del quinto, ancora con Max Muncy, che deve riscattare una schifezza difensiva nella parte alta del primo inning. Qui batte in diamante, palla da doppio gioco che viene girato e poi concluso in questo momento. Due out per una partita che però vede Los Angeles aumentare il proprio vantaggio, 6-2 in questo momento, punteggio che poi dilagherà e arriverà sul 8-2 per i Los Angeles Dodgers. CJ Cron deve affrontare Fick Bigford nella parte alta del nono. Arriva la battuta lunga e profonda a sinistra, ma Chris Taylor effettua l'out e l'eliminazione per CJ Cron in una partita che Colorado in realtà perderà anche piuttosto nettamente. I Dodgers, nonostante ci abbiano dato Dustin May e Will Smith, stravincono questa partita 8-2, 15 valide contro 5. Certo, abbiamo anche due errori per i Dodgers, ma Colorado non ha effettuato una produzione offensiva degna della sua prima stagione che ha avuto fino a questo momento. Di conseguenza, con queste condizioni, trasferiamo alla prossima partita e torniamo a casa nostra, al Coors Field di Denver, per la sfida contro i Chicago White Sox, squadra che non abbiamo ancora visto in questo canale, ma che può regalare delle partite interessanti. Chicago nella vita reale era una squadra che aveva tante ambizioni, ma le ha mandate praticamente alle ortiche. Qui invece contro Kyle Freeland mette l'uomo in base, perché Freeland tenta di decapitare Oscar Colas. Il battitore colpito per regolamento va in prima base gratis. Quindi non un bel esordio nella parte dell'ottavo per Freeland. Battitore dopo, Yasmani Grandal, che gira e c'entra il buco tra seconda e interbase, singolo per il giocatore cubano. Parte alta dell'ottavo, un out, ma due corridori in base. Non propriamente un buon viatico per Kyle Freeland, che potrebbe essere sostituito. Qui rivediamo il replay, intanto con la grande battuta di Grandal, che c'entra il buco appunto tra seconda e interbase. E infatti il cambio arriva, entra Di Nelson Lamette, che ha statistiche tutt'altro che banali. 3 vittorie, nessuna sconfitta, 1,59 di media PGL. Ma qui arriva la battuta di Hanser Alberto, che manca un giocatore, manca anche l'altro. E arriva il punto del 2-1, complice una difesa da terza categoria emiliana. Per fortuna poi Yasmani Grandal è un paracarro sulle basi e si ferma in terza. 2-1 per i Chicago White Sox, doppio per Hanser Alberto, decimo della stagione, e punto battuto a casa. La difesa di sto gioco ogni tanto ci regala sempre emozioni, ci regala emozioni in realtà anche di Nelson Lamette, ma dalla parte giusta.
perché deve affrontare in una grande sfida Tim Henderson sul conto pieno. Arriva però la fastball in mezzo al piatto che Henderson inspiegabilmente non gira, strike out, e si va nella parte bassa dell'ottavo. Contro Lance Lynn abbiamo Brian Servan, catcher di riserva, dopo che è arrivato la superstar Will Smith. Servan gira, Henderson raccoglie, tenta l'assistenza in prima Tim Henderson, ma Servan è già arrivato, salvo in prima il catcher di riserva della formazione dei Denver Rockies, o meglio i Colorado Rockies ovviamente, stavo per dire Denver Nuggets ma quello era un altro discorso. Rivediamo intanto Tim Henderson che appunto non completa l'assistenza, e questo era l'ultimo lancio di Lance Lynn. Entra Kendall Graveman, rilievo che non ha medie clamorose, 6 punti e 55 concessi a partita, e deve affrontare CJ Cron che non ha performato nella partita precedente. Primo lancio di Kendall Graveman appena arrivato in questa partita, affronta CJ Cron che lo saluta così, palla che si perde oltre le recinzioni del Coors Field a sinistra, è fuori campo di CJ Cron che torna a effettuare quello che sa fare meglio, ovvero sbatterla fuori con una certa continuità. 29esimo fuori campo della stagione per CJ Cron. E buon esordio anche di Kendall Graveman che viene salutato così. Primo lancio, palla che viene sbattuta fuori senza se e senza ma. I Colorado Rockies mettono la freccia e sorpassano i Chicago White Sox 3-2 nella parte bassa dell'ottavo. CJ Cron era uno dei giocatori più aspettati evidentemente fin dall'inizio, e lo si conferma anche in questo caso. Rivediamo il giro di mazza di CJ che saluta così il lancio in mezzo al piatto di Kendall Graveman, sparato veramente a casa del signore. Parliamo di 407 piedi a fronte di 102 miglia di uscita della palla dalle recinzioni del Coors Field. Punteggio che dunque è 3-2, e quando la partita è stretta arriva la garanzia del monte dei Colorado Rockies. It's closing time. Entra Pierce Johnson, 33 salvezze, 34 opportunità. Ma direi che possiamo aggiornare tranquillamente il counter. Sono 35 su 36. Arriva lo strikeout che chiude il discorso. Ball game al Coors Field di Denver. Sono 34 in realtà le salvezze su 36 partite, ma cambia poco. Colorado vince ed evita anche lo sweep, perché Colorado era sotto 2-0 nella serie. E con queste condizioni abbiamo un'ultima partita per questo quinto episodio della Zero to Hero Challenge, ancora al Coors Field. Cambia però l'avversario, un avversario veramente di livello. Arrivano gli Atlanta Braves, campioni del 2021, una squadra molto interessante, una delle favorite sempre della National League, ma l'occasione più grande ce l'ha Colorado. Parte bassa del settimo, Chris Bryant contro Kirby Yates, basi piene. Bryant però gira in diamante e Austin Riley assiste in seconda per Ozzy Albies. Si chiude l'inning, Kirby Yates si salva in qualche maniera, punteggio che rimane 4-4, un'altra occasione fondamentale sprecata qui dai Rockies, che però ne hanno un'altra. Parte bassa dell'ottavo con il grande ex Adam Duvall, che è arrivato in realtà dai Boston Red Sox dopo un passato agli Atlanta Braves, arriva a schiaffare questa palla nell'angolo morto a sinistra. È un doppio per Adam Duvall, che si dimostra un altro grande acquisto azzeccato, non propriamente la superstar che ci si aspetta, ma sicuramente un acquisto di sistema molto utile. 24esimo doppio in stagione per Adam Duvall, che avanza in terza in un'occasione sempre nell'ottavo inning, parte bassa, due out. Ezekiel Tovar nel box di battuta, sempre contro Kirby Yates, che spara questa palla che viene mancata da Travis d'Arnaud. Non si muove nessuno, e forse è giusto così, perché sarebbe stato se no seccato malissimo a casa il corridore. Quindi sempre Adam Duvall. Lancio dopo però Kirby Yates mette strikeout Ezekiel Tovar. Si chiude la parte bassa dell'ottavo, e quindi tutto l'ottavo inning ancora punteggio in parità 4-4, e Colorado mette dentro Daniel Bard, che ha giocato poco, ma quando ha giocato tendenzialmente ha fatto discretamente 3.12 di media PGL. Contro i mancini di fatto non la vedono, e infatti Daniel Bard affronta Michael Harris II, che è un mancino. Palla che finisce nel guanto di Adam Duvall, finisce la parte alta del nono, si rimane 4-4, e Colorado contro Dylan Lee ha la possibilità di andare ancora una volta a ribaltare il discorso, a vincere una partita nella parte bassa del nono. Abbiamo visto già in questa serie due vittorie per walk-off, e Jonathan Dazza vuole arrivare a questo discorso con una palla che viene mancata malissimo dall'esterno sinistro degli Atlanta Braves, affetto da deficienza artificiale. Doppio per Jonathan Dazza, 28esimo della stagione per il numero 2. Dicevamo appunto, la vittoria in walk-off è nelle corde dei Colorado Rockies, che ne hanno già fatte a Iosa. Per walk-off si intende una vittoria in una situazione di parità o svantaggio
dove appunto poi una volta ribaltata la situazione si arriva alla definitiva vittoria. Uomo in seconda, due out, parte bassa del nono, sempre CJ Cron nel box di battuta, ancora una volta potenzialmente decisivo, la gira in questo modo CJ Cron, palla che scavalca gli interni, Jonathan Dazza arriva a casa e segna il punto del 5-4 e ancora una volta Colorado la vince in walk-off. CJ Cron, assoluto protagonista di questo video, porta a casa il punto del 5-4 della vittoria dei Colorado Rockies contro gli Atlanta Braves, vittoria importantissima questa per la formazione di Denver, che evidentemente rischia di arrivare da prima nella National League West dopo un mese di agosto allucinante. Adesso si entrerà a settembre con una carica tutta diversa ed è una vittoria importantissima contro un avversario che potrebbe ritrovarsi in post season. 5-4 il punteggio finale, la vince Daniel Bard e questa era anche l'ultima partita di questa serie per quanto riguarda l'episodio numero 5 della Zero to Hero Challenge. Settimana prossima ci rivedremo con l'episodio numero 6, entreremo nel mese di settembre, il mese più importante del baseball, perché da qui i giochi si fanno seri per i playoff. Il saluto da parte di Matthew Torgard.